È giunto il momento, dobbiamo entrare nel reattore. Reattore Mako Zero. C'è un gate, quindi ci è permesso tornare indietro al parco Nove Colli. Con il nostro scintillo possiamo attivare questi reattori, ma no, pare di no. Forse la nostra energia non è abbastanza. Ah no, vanno accesi nel giusto ordine. Noi possiamo proseguire? No, perché la porta è chiusa proprio da questo. Allora, iniziamo dall'1. Andiamo al 2. E poi attiviamo il generatore. Bene, la porta è aperta. Io vedo uno scrigno laggiù in fondo. Spero di poterlo raggiungere da qui. Sì. Due antitremore. Qui c'è una zona segreta raggiungibile passando sopra questo tubo. E raggiungiamo un Mimic. È un Mimic d'oro. In realtà non è un nuovo miraggio questo, per cui non sono sicuro di poterlo imprismare. Allora, è imprismabile, quindi cercherò di prenderlo. Adesso veramente non mi ricordo se ce l'ho già nella mia collezione o se semplicemente ho sbloccato la sua trasfigurazione, ma non ce l'ho fisicamente. Ce ne accorgiamo subito. Imprismati, uno solo, ok, è il primo che troviamo, anche se in realtà avevamo già sbloccato la trasfigurazione. Questo miraggio brilla e risplende alla luce del sole, ma soprattutto non vede l'ora di trapanarti con i suoi bracci estensibili. Pensavi di arricchirti con il contenuto di un forziere, purtroppo per te dovrai invece arricchirti rivendendo l'oro di cui è fatto questo Mimic. Esteticamente identico al Mimic di legno che avevamo trovato nel porto di Saronia. Però dovrebbe avere delle statistiche e delle abilità più interessanti. Ha un sacco di punti vita e un sacco di difesa magica e fisica. Seguendo questo tubo, possiamo raggiungere un'altra zona. Con un altro scrigno. Due oggetti che fanno danni da fulmine. Seguendo i fili, dovremo probabilmente andare in un'altra zona per poter accendere questo generatore per poter aprire quella porta.
Il tutto è individuare qual è il numero 1, penso sia questo. Qui c'è un nuovo miraggio. Con questo tipo di luce non l'avevo riconosciuto. È il nottolo, che è una specie di pipistrello. Ne avevamo già incontrati, ma questo è diverso. Vediamo cosa bisogna fare. Probabilmente lasciarlo come ultimo presente. Ah no, devo accecarlo. Va bene. Lanciamo la granata abbagliante. L'abbiamo accecato, quindi ora è alla nostra mercé. Questo tenero pipistrello si libra sulle sue alucce per succhiare meglio il sangue quando se la vede brutta. Dicono che possa impigliarsi tra i capelli, ma è solo una leggenda metropolitana. E questo tipo di nemico lo avevamo incontrato nella demo. Per cui io mi ricordo questa descrizione. Nottolo sta per abitante della notte. Ci sono arrivato ora. Ok, il reattore numero 1 potrebbe essere questo. Sì. Questo è il 2, quello laggiù in fondo è segnato il 3. Quello scrigno che vedete sul tubo, raggiungibile da quel corridoio, non è raggiungibile purtroppo perché le porte sono bloccate. Dovremo attivare qualche generatore per poter raggiungere di nuovo qui. La porta è aperta. Siamo in una zona con un interessante bivio. Che però noi non possiamo utilizzare perché la strada è obbligata. There's something strange about these mirages. I think some of them are unimprisonable, unless you use elf boxes like the one Squalba gave you. Huh? Say that again? You mean they're machines, not mirages? Maybe machines. Or the maybe. No, that's the impossible. Never the mind. Forget I said it. Okay, it's forgotten. Well, at least we know how to imprison them. For now. Ok, qui è più complesso e probabilmente potremo raggiungere quella parte che abbiamo... infatti, sì, possiamo raggiungere quella parte che abbiamo visto in basso. Allora, è un po' intricato. Cercheremo di visitarlo completamente, questo luogo. Innanzitutto lì c'è una macabreccia. Vediamo di che livello è. Livello 35. È alla nostra portata. La sconfiggeremo per prendere lo scrigno che è alle sue spalle. Sono dei semplici giganti di Mithril, mi pare. Sì, quindi nulla, ci limiteremo a sconfiggerli. Non dobbiamo catturarli perché li abbiamo già.
Ce l'abbiamo fatta, è stata molto semplice. L'unico pericolo erano gli attacchi che potevano smontare le nostre pile, ma è bastato usare Equos, e non avendo Equos avrei potuto usare i tantissimi antitremore che ho con me. Nella cesta c'è il disco dissonante, che prevedo essere un oggetto da Gimme Golem. Qui c'è un altro Mimic. L'abbiamo già catturato, quindi dobbiamo soltanto sconfiggerlo. Questo è la torre d'energia 1. Qui però c'è un passaggio. Il passaggio ci porta alla torre 3, quindi dobbiamo prima accenderne un'altra. Per esempio questa. Guardando i fili per terra possiamo capire l'ordine. Non si è aperta questa porta, ma si è aperta una più distante. Qui c'è uno scrigno e poi bisogna camminare su questo tubo. Laggiù vedo il Gimme Golem. Raggiungiamo il salvataggio. E poi attiviamo la prima delle porte. Accidenti, è iniziato un conto alla rovescia. Rain, what do those numbers floating above us mean? Qui c'è uno scrigno. Hey, e questa è la zona iniziale. Qui c'è un altro scrigno. Ah, questa si è bloccata, quindi dobbiamo per forza fare il giro dall'inizio. Keep going. Trust me. This is the right way. Okay. Roger that. Full speed ahead. I guess we're the doing this again. Il tempo passa anche nei combattimenti. Qui è aperto adesso. E qui possiamo raggiungere un altro scrigno. Due grandetteri. Il tempo passa anche se siamo nel menu. Adesso siamo nella parte bassa di quella zona che avevamo visto dall'alto. Mi sono lasciato colpevolmente indietro quella parte che vedete a destra. Vi spiego velocemente, me ne sono accorto molto dopo nel gioco. In realtà questa parte di video
è stata aggiunta, l'ho aggiunta in maniera retroattiva, l'ho giocata molto dopo, ma l'ho aggiunta nel video che state vedendo. Quindi tra l'altro i miei personaggi sono decisamente più forti. Sono tornato qui perché mi mancava quella zona. Ve la faccio vedere adesso perché voi potreste desiderare di completarla immediatamente, in maniera da non lasciarvi nulla indietro. Allora, quando io attiverò questo marchingegno, voi potreste tornare qui una volta finito questo capitolo e rifarvi questa parte. Non vi potete perdere nulla, potete tornarci in qualsiasi momento. Appena attiverò questo marchingegno, si attiverà il conto alla rovescia. Io lo attiverò e poi ritornerò sui miei passi per raggiungere quel Gimme Golem. L'oggetto del Gimme Golem l'ho già preso, quindi devo soltanto andare lì. Iniziamo. La porta dietro alle mie spalle si è chiusa, posso soltanto uscire di qua, ma deciderò di tornare in quella zona. Non userò dei miraggi particolarmente nuovi per voi, quindi userò delle pile a voi non sconosciute, quindi non preoccupatevi degli spoiler che potreste avere. Siamo tornati qui e adesso il cancello che vedete sulla sinistra vicino a noi è aperto. Ecco, passando di qua possiamo raggiungere il Gimme Golem. Gli diamo il disco dissonante. Lui si dissolve. E attivando questo generatore si spegne il conto alla rovescia. Raggiungiamo l'area segreta di questo luogo e affrontiamo un nemico molto particolare. Molto particolare. Dei nemici molto particolari. Allora, siamo nel deserto, quindi è comprensibile che ci siano due Jactus, cioè i Chiactus giganti. Allora, fate molta attenzione. Sembrano identici, ma non sono identici. Questo significa che avranno due modi diversi di essere imprismati. Il primo può essere imprismato se noi gli causiamo un critico. E in questo caso siamo stati fortunati, l'abbiamo fatto al primo colpo. Quindi cercherò di imprismarlo il prima possibile. È molto difficile imprismarli, quindi ci vorranno tantissimi tentativi. L'altro, vedete, ha un altro nome, si chiama Jactus Fiorito. Il Jactus Fiorito chiede addirittura di velocizzarlo conferendogli Sprint. Io ho degli oggetti che possono farlo, però tengo questo Jactus come secondo, perché se lo accelero anche, con la difficoltà che ho di imprismarlo, potrebbe essere letale se dovessi affrontarne due, di cui uno è in più velocizzato. E poi sono mostri già di per sé molto rapidi.
dopo, guarda, infiniti e poco tentativi, sono riuscito a imprismare il primo Jactus. Adesso dobbiamo rendere imprismabile il secondo e catturarlo. Dovrei avere delle gemme sprint da qualche parte nel mio inventario. Eccola qua, gemma sprint sul Jactus fiorito. Ovviamente riusciamo immediatamente a renderlo imprismabile e a questo punto ci impegniamo coi tentativi. Non ci ho messo nemmeno tanto. Ok, ce l'ho fatta al quarto tentativo in realtà, quindi o sono stato estremamente fortunato oppure semplicemente è stato era più semplice catturare il Chiactus fiorito. Un grosso Chiactus con un raffinatissimo paio di baffi. Questo è il Jactus normale. Sai cos'altro gli donerebbe un cappello a cilindro, due gemelli di diamanti, un bastone di cristallo, una gardenia all'occhiello e un papillon di seta blu sul gilet? Io ho l'impressione che si stia riferendo alla mascotte del Monopoly, perché quei baffi me lo ricorda. O forse si sta riferendo a qualcos'altro. Ah, fa un verso stranissimo. Allora, il Jactus fiorito è la seconda evoluzione del Chiactus fiorito. Il Chiactus fiorito io l'ho incontrato solo esclusivamente una volta nella selva dei Lunioli e non sono riuscito a imprismarlo perché è fuggito. Da quella volta io ci sono stato tantissimo a cercarlo e non sono riuscito a trovarlo. Quindi io spero di poterlo sbloccare evolvendo il Jactus fino ad ottenere la sua devoluzione. Comunque questa è una L. Quindi mi immagino come sia sedersi sopra al Jactus. Comunque, è un Chiactus di impareggiabile eleganza, con dei mustacchi a dir poco invidiabili. I suoi fiori emanano un odore particolarmente forte e caratteristico, pungente almeno quanto gli aghi che potrebbe scagliarti addosso o contro. Esteticamente è identico a quello di prima. Vediamo se anche il verso... No, ha fatto un altro verso. Torniamo al nostro gioco. Oh cavolo. Quello è il reattore Mako. Quelli sono tutti maghi neri, ce n'è dappertutto. Sembrano quasi degli automi. E questo potete già riconoscere, è Vivi. Non sembrano liberi di potersi muovere con la propria volontà, sembrano tutti controllati. Ci aspetta un combattimento. Proviamo con una bella vampa, che è un colpo che colpisce tutti. Gli abbiamo tolto metà energia, il che è positivo. Ci attaccano con varie energie elementali, alcune le assorbiamo con Ifrit, altre invece siamo particolarmente suscettibili. Proviamo di nuovo con Vampa, dovremmo farne fuori qualcuno. Tutti tranne Vivi. Ora dobbiamo concentrarci su di lui. I nostri colpi sono molto forti, quindi Vivi non dura... Ah, possiamo addirittura imprismarlo. Ma è assurdo. Proviamo. Ah,
ci porta a un filmato. In qualche maniera, forse lo abbiamo svegliato. Vivi! Final Fantasy IX è il gioco di provenienza di questo personaggio. So, kid, your name is Vivi? So your friends there, are all of them able to talk? Vivi non si è accorto delle persone che ha dietro di sé, dell'infinità di maghi neri, un mucchio di me. A questo punto li può convincere tutti a essere meno ostili. Ce l'ha fatta. Noi vorremmo riattivare il reattore. Forse con la magia congiunta di tutti questi maghi, il reattore si rimetterà in moto. Edgar si è accorto che adesso il suo castello ha più energia. Ha un che di robot degli anni, dei cartoni animati degli anni 80 questa cosa. Ora dobbiamo spezzare la catena con la potenza di queste due trivelle. Ce l'abbiamo fatta. Il castello di Figaro è libero adesso. E non è più soggiogato alla federazione di Bahamut. E la profezia ci parlava di questo luogo e abbiamo la seconda chiave. La chiave ce l'aveva Vivi. Tama e Lan festeggiano a modo loro. Ecco Edgard. Ah, avevate capito, no? Che io ero dalla vostra parte. Parrebbe di no. Sì, gliel'ha spiegato, ma loro non sono dell'intenzione di perdonarlo, così facilmente almeno. Guardate Tama. Oh, yes. I made certain she escaped after all.
she wouldn't have been out there protecting me had I asked, huh? Seriously? Anche Lightning era nel giro. Erano tutti coinvolti questi personaggi. Che cos'era quello? Non abbiamo fatto tempo a vederlo, ma aveva le ali. E qua parlano che era piuttosto potente, fuori dall'ordinario. Abbiamo la chiave della terra. E abbiamo di fatto un nuovo luogo. Una nuova città. One of the keys is in the land of naught but night, correct? Well, I may know where. Really? Where is it? To the west of here. You'll find Big Bridge, a colossal crossing that will take you to another continent. That particular continent gets no sunlight due to the thick, dark skies overhead. Oh, interessante. Abbiamo una nuova meta. Really? How can a place not be naught but night? Una zona con il cielo talmente oscuro da bloccare la luce del sole. Abbiamo l'emblema di Shelke. Non abbiamo avuto l'emblema di Vivi. Peccato. Qui c'è una piccola zona ancora da esplorare. Oh, hello. Beh, qua c'è uno che ci dà una missione. Ah, what a wow, perfect time. Recently, the sandworms out in the Phantom Sands have been getting more. Normally, it's my job to go out there and deal with them, but could you go there in my stead and stomp out that nest of wriggly invertebrates? Dobbiamo andare a uccidere 10 vermi della sabbia. Va bene. Oltretutto io ho ucciso diversi cactuar nel deserto. Probabilmente ho completato una missione. No, me ne dà soltanto due come sconfitti. Quindi sì, al prossimo potrò avere il grande etere. Comunque, ho 3 missioni attive. Da qui possiamo uscire e andare nel deserto. Da qui possiamo raggiungere la parte più alta del castello e calarci all'interno del reattore Mako, nella zona dove abbiamo trovato il reattore. Qui c'è un'altra missione. Sì, siamo noi i giganti dei colli. Tutti ce lo chiedono. Anche se non siamo in forma di giganti, ci riconoscono. Beh, ci sono dei miraggi che hanno infastidito questa povera ragazza. Hanno rubato le foglie di tè, marrani. Beh, dai, ci penseremo noi. Sconfiggi 5 scudi rossi. Temo che non sia retroattiva perché noi li abbiamo già sconfitti, ma prima.